40 milioni inutilizzati, sono quelli che erano stati stanziati nel 2008 per combattere la subsidenza nella piana di Lucca. Il sindaco di Capannori Menesini chiede alla regione di sbloccare l'accordo di programma. Formazione e stage lavorativi per i disabili, al via il progetto promosso dai comuni e dalla ASL per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro per le persone svantaggiate. In Versilia turisti in aumento ma la vacanza è breve, primo bilancio soddisfacente della stagione balneare, più arrivi rispetto al 2015 ma si accorcia il periodo di soggiorno. Una matriciana di solidarietà, successo dell'iniziativa promossa a Gorfigliano e lo Slow Food di Mediavalle Garfagnana lancia il progetto Un futuro per Amatrice. Lo sport è una lucchese abbastanza forte, subito a segno il giovane centravanti rossonero nella gara pareggiata con il Piacenza, intanto Galderisi prepara la difficile trasferta di Olbia. Il direttore sportivo Obedio, ospite giovedì sera a Curva Ovest. Il raduno è dietro l'angolo, vacanze ormai agli sgoccioli per il basket Le Mura di coach Mirko Diamanti all'undicesima stagione consecutiva sulla panchina biancorossa. Giovedì lo start effettivo al Palatagliate. Bentrovati a questo nuovo appuntamento con il TG Noi. In apertura parliamo di 40 milioni di euro stanziati già da diversi anni e mai utilizzati per combattere il fenomeno della subsidenza nella piana di Lucca. L'argomento è stato rispolverato dal sindaco di Capannori Luca Menesini, che chiede alla regione toscana di sbloccare finalmente l'accordo di programma. Oltre 40 milioni di euro finanziati per risolvere il problema della subsidenza, ma inutilizzati dal 2008. A tanto ammontano infatti i fondi stanziati nell'accordo di programma firmato nel 2008 dal Ministero dell'Ambiente, la Regione Toscana e tutti i soggetti coinvolti, pubblici e privati, per combattere il fenomeno della subsidenza, causato dall'eccessivo mungimento di acqua dalla falda, per usi sia civili che industriali. L'accordo di programma iniziale prevedeva una serie di interventi alla rete fognaria della Piana e al depuratore di Casa del Lupo, oltre al progetto del cosiddetto Tubone 2, che all'epoca creò non pochi scontri politici tra l'amministrazione di Lucca e quella di Capannori, e che adesso rimane sulla carta, nonostante finanziamenti reperiti, così come quello dell'ammodernamento del depuratore, che consentirebbe l'utilizzo dell'acqua reflue a scopo industriale, vero e proprio nodo cruciale per il quale era previsto un intervento da 20 milioni a carico dei privati. Soldi finanziati quindi, ma ancora inutilizzati. Il sindaco di Capannori, Luca Menesini, sollecita la regione affinché si metta in atto l'accordo di programma. Sono passati molti anni, troppi, e le criticità maggiori continuano ad essere ancora sul piatto e continuano ad essere irrisolte. La questione del depuratore di Casa del Lupo, che necessita interventi urgenti, un potenziamento del sistema fognario e la diminuzione di quelli che sono gli emungimenti della falda, quindi con più acqua che arriva nella zona di Casa del Lupo e che quindi va a diminuire quello che è il livello di emungimento. C'è un accordo di programma, questo accordo di programma è in revisione da parte della Regione Toscana, l'appello è perché appunto si faccia presto perché la questione, diciamo, ambientale è una questione urgente che richiede risposte. Questione ambientale, accanto alla questione ambientale c'è anche tutta la questione, diciamo, di una risposta al settore produttivo territoriale, al cartario, che è un settore, diciamo, trainante per il nostro territorio, e anche risposte a quello che è l'ambito civile. Quindi l'auspicio è che la regione chiuda velocemente accordo e programma. La cronaca: gli agenti della squadra mobile di Lucca hanno arrestato per furto aggravato un 32enne residente al campo nomadi delle Tagliate, Cristian Piani. Il giovane, lunedì in viale Puccini, aveva rubato un borsello da un camion che era parcheggiato a margine della strada. È stato però visto in quel momento da un agente fuori servizio della squadra mobile, che lo ha riconosciuto anche perché lo aveva già arrestato diverse volte in passato. Il poliziotto ha avvertito i colleghi in servizio, che hanno fermato Piani al campo delle Tagliate. Dall'inizio dell'anno ad oggi il giovane è già stato segnalato per 6 volte dalla polizia per fatti analoghi.
È passato quasi un mese dalla terribile tragedia, dall'omicidio di Vania Vannucchi e alla Cittadella della Salute del Campo di Marte. Venerdì prossimo si svolgerà un incontro istituzionale per presentare le iniziative che verranno adottate per contrastare la violenza di genere, in particolare il femminicidio. Sarà presente anche il capo della Polizia, Franco Gabrielli. A 30 giorni dal femminicidio di Vania Vannucchi, l'operatrice sociosanitaria aggredita ed uccisa dal collega Pasquale Russo, venerdì 2 settembre alla Cittadella della Salute del Campo di Marte si svolgerà un incontro istituzionale per presentare le iniziative messe in campo per il contrasto alla violenza di genere e che verranno realizzate in Lucchesia fra il prossimo autunno e l'inverno 2017. All'incontro parteciperà anche il capo della Polizia di Stato, Franco Gabrielli, per sottolineare la collaborazione fra tutte le istituzioni e il ruolo delle forze dell'ordine nelle operazioni di prevenzione, protezione e contrasto alla violenza di genere. Gabrielli presenterà in particolare il progetto recentemente attivato dalla Polizia Questo non è amore, che ha lo scopo di rafforzare la fiducia delle donne che subiscono atti di violenza e sostenerle nel loro doloroso percorso di denuncia e rifiuto della relazione violenta. Torniamo alla cronaca, è tornata finalmente un po' di pioggia anche sul territorio della provincia di Lucca, una pioggia breve però che ha causato qualche problema. Intanto vediamo due fotografie che si riferiscono ad un incidente che si è verificato sulla regionale 445 della Garfagnana in località Molinetto nel comune di Castelnuovo, incidente che è stato se non provocato, sicuramente agevolato dall'asfalto reso molto viscido proprio da questa pioggia. Tra l'altro la strada è rimasta chiusa per oltre un'ora. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi in questo scontro tra due auto. I vigili del fuoco di Lucca sono inoltre intervenuti a Massa Macinaia per un fulmine che ha colpito un albero provocando un principio di incendio. Sono intervenute due squadre che hanno provveduto a domare rapidamente questo principio di incendio che si stava sviluppando sulla pianta. E adesso andiamo a Lucca, dove è stato presentato un progetto per avviare al mondo del lavoro le persone disabili. È stato presentato a Palazzo Orsetti il progetto ONDA, opportunità nuove di accompagnamento, che mira a favorire l'ingresso nel mondo del lavoro di persone disabili e con disagio mentale. Il percorso è stato ideato da diversi soggetti, i comuni della Piana con quello di Lucca capofila, la ASL e poi agenzie formative, associazioni e imprese, ed ha ricevuto un finanziamento regionale di 700.000 euro che lo rende operativo. Il progetto consiste in laboratori, attività di orientamento professionale e percorsi di simulazione d'impresa. Al termine sono previsti tirocini in azienda della durata di 15 mesi in vari ambiti, dal turismo all'agricoltura all'artigianato. Lo scopo è quello di far sì che le persone, qualunque sia la loro condizione fisica, psichica, anche quando questa presenta delle difficoltà, possano avere delle occasioni di socialità, trovare una modalità per sperimentare l'inclusione sociale, per combattere sempre di più la marginalità e l'esclusione sociale. Il progetto ha la durata di 2 anni ed è riservato a persone che abitano a Lucca e nei comuni della Piana, in carico ai servizi assistenziali, sanitari e sociosanitari. I posti a disposizione sono 110, ma per non creare aspettative sbagliate, i soggetti promotori sottolineano che questi non sono posti di lavoro. Si tratta invece di un percorso che può sfociare in una vera e propria occupazione lavorativa. È un progetto di accompagnamento al lavoro, di formazione e anche di orientamento professionale. Non è previsto naturalmente uno stipendio, perché non si tratta di un lavoro, ma di un rimborso spese come per altre esperienze già in atto come tirocini e stage formativi. La stagione turistica volge ormai al termine, è tempo di primi bilanci e Massimo Mazzolini ci racconta qual è questo bilancio, almeno per quanto riguarda la Versilia.
Dopo una serie di stagioni difficili per l'intero comparto turistico versilese a causa della crisi e anche del maltempo, gli operatori economici della zona tracciano un bilancio della stagione 2016, ormai gli sgoccioli, tutto sommato soddisfacente, come conferma la presidente versilese di Confesercenti, Esmeralda Giampaoli. Un primo bilancio possiamo dirlo soddisfacente. È chiaro che il soddisfacente va poi letto modificando un po' anche l'approccio che abbiamo noi a questo tipo di operazioni, quindi proviamo a passare da un dato puramente statistico degli arrivi e delle presenze a un dato un pochino più strutturato, un pochino più analitico, che vada nel dettaglio a capire chi sono i nostri clienti attuali e potenziali, quanto hanno lasciato, quindi quanto hanno speso nelle nostre imprese e quale può essere poi la leva su cui far perno per poter fidelizzare questo tipo di clienti. I primi dati del movimento turistico alla fine di agosto confermano che la Versilia è tornata ad essere una delle grandi mete scelte dai vacanzieri, non solo italiani. Si è registrato un aumento degli arrivi ed una flessione delle presenze. In sostanza sono arrivate più persone rispetto allo scorso anno, ma hanno soggiornato per periodi più brevi, come conferma Elisabetta Bellotti, presidente albergatori di Areggio. A parte il mese di giugno che abbiamo visto penalizzato estremamente dalle condizioni meteorologiche, diciamo, luglio e agosto hanno tenuto bene, con soggiorni sempre più brevi, quindi un maggior ricambio dei turisti all'interno delle strutture ricettive, un lavoro sicuramente più faticoso, però abbiamo tenuto botta. Rispetto allo scorso anno, forse nel mese di agosto un leggero incremento. Soprattutto abbiamo visto new entry, turisti che vengono dal nord Europa. Il mare e la qualità dei servizi offerti ai bagnanti costituiscono ancora una volta l'attrattiva principale del nostro territorio, molto più che altre forme di turismo di nicchia. Andiamo in Garfagnana, si moltiplicano in questi giorni le iniziative per cercare di aiutare le popolazioni colpite dal terremoto del centro Italia, in particolare la città di Amatrice. Queste iniziative si concentrano, fanno riferimento soprattutto sul prodotto per il quale questa città è famosa un po' in tutto il mondo, la pasta all'amatriciana. In questo senso c'è stata una bella iniziativa che ha riscosso un buon successo a Gorfigliano, in Alta Garfagnana. Vediamo. Gorfigliano unito per aiutare i terremotati del centro Italia. Proprio domenica scorsa Amatrice, il paese più colpito dal sisma, avrebbe festeggiato i 50 anni della sagra della pasta all'amatriciana. E per questo a Gorfigliano, come sta accadendo in molte altre parti d'Italia, si è cenato proprio con l'amatriciana. Il comune di Minucciano è stato l'ente capofila che ha saputo coinvolgere le realtà associative locali. I tre rioni dei natalecci di Gorfigliano, la Misericordia, gli Alpini, i Donatori di Sangue, il Vespa Club, la Filarmonica Puccini, il Trail delle Apuane e i Diavoli Neri Gorfigliani. Una bellissima iniziativa nata da un'idea dei natalecciai di Gorfigliano e subito sposata da tutte le altre associazioni del paese. Un'iniziativa che ha messo insieme più di 300 persone che si sono qua ritrovate per questa cena solidale, il cui ricavato andrà interamente devoluto alle popolazioni terremotate del centro Italia. In particolare le associazioni hanno deciso di devolverla al comune di Amatrice, il territorio più segnato da questo drammatico evento. E sempre su questo argomento sentiamo l'appello lanciato dal fiduciario di Slow Food di Mediavalle e Garfagnana, Alessio Pedri, che lancia l'iniziativa Un futuro per Amatrice. Un futuro per Amatrice. Siamo pronti per lanciare l'idea presso i ristoratori, gli osti, pizzaioli che vorranno raccogliere, aderire a questa iniziativa. Come appena detto, Carlo Petrini ha promosso subito dopo l'evento sismico di Amatrice e praticamente vorremmo raccogliere dei fondi da destinare agli sfollati e a chi ne ha bisogno. 2 euro per ogni piatto di amatriciana proposto in menù. Bisogna mandare un'email, unfuturoperamatrice@slowfood.it. I nominativi dei ristoratori e di chi raccoglie l'adesione verrà elencato sul sito di Slow Food Italia. I ristoratori metteranno per ogni piatto di amatriciana 1 euro e gli ospiti che la ordineranno 1 euro.
La condotta Slow Food Garfagnana Valle del Serchio, in collaborazione con Noi TV e con la trasmissione Colori del Serchio, cercheranno di dare la massima visibilità alle attività che adotteranno questa iniziativa. E adesso parliamo di arte, di una bella mostra ancora visitabile a Viareggio, quella del pittore Pier Giorgio Pistelli. Ce ne parla ancora Massimo Mazzolini. Fugaci apparizioni è il titolo della personale di Pier Giorgio Pistelli, visitabile fino a metà settembre presso il Casale dei Pioppi a Viareggio. Pistelli espone una trentina di opere, quasi tutte olio su tela, a completare la mostra anche alcune ceramiche di altissimo pregio. La mia pittura è una pittura realistica, nel senso che io mi riallaccio alla figurazione, a quello che si vede, però io dopo me la rielaboro, io faccio degli appunti che poi dopo mi rielaboro nello studio e viene fuori dopo un risultato come una pittura sognata, perché no, non viene fatta proprio dal vero viene fatto l'abbozzo, poi dopo lo rielaboro e viene fuori come una specie di sogno. Ad organizzare la mostra è Carlo Geminiani, il quale ha coinvolto il noto regista Adolfo Lippi, che ha curato la critica. Non è un pittore che fa denuncia con i suoi quadri, non è un pittore espressionista, ma è un pittore che ha la delicatezza dei tramonti versiliesi estivi, ha la delicatezza delle pinete, ha la delicatezza delle marine, quando le marine erano ancora l'Eden del mondo. Ecco, questa Versilia, diciamo così, romantica, poetica, sentimentale, c'è nelle opere di Pier Giorgio Pistelli. Ecco, io apprezzo in Pier Giorgio Pistelli questo descrivere le pinete, le marine, i fiori, con leggerezza, con un'intimità molto, molto, nemmeno impressionista, è una cosa proprio di stare con il corpo in un mondo fantastico, in un mondo poetico. Inizialmente la mostra si doveva concludere a fine agosto, ma visto il successo, gli organizzatori hanno deciso di prolungarla almeno per altre 2 settimane. Alcuni appuntamenti prima di chiudere. Questa sera e domani sera a Coreglia si parla di raccolta differenziata, si tratta di 2 incontri organizzati dalla ditta Adigest e dall'amministrazione comunale proprio per spiegare alla cittadinanza questa modalità di raccolta. Il primo incontro questa sera alle ore 21 al Teatro Bambi a Coreglia, il secondo incontro domani sera sempre alla stessa ora alle 21 nella sede comunale distaccata di Ghivizzano. Poi sempre domani sera alle 20:45 allo stadio comunale di Marlia nel comune di Capannori c'è una partita benefica per sostenere le persone colpite dal terremoto, partita benefica tra Folgor Marlia e Lammari. Ovviamente l'incasso sarà tutto devoluto appunto alle popolazioni colpite dal terremoto. Infine vi ricordo che sabato 3 settembre torna la Lucca di Notte, marcia non competitiva che attraversa il centro storico. Ci sono 3 percorsi da 2, 5 e 10 chilometri e il punto di partenza e ritrovo è fissato dalle 19:30 alle 20:30 sul baluardo San Martino. È tutto per questa prima parte della TG, adesso c'è la pubblicità e subito dopo lo sport.